informare che questa conferenza stampa assume valore regionale. Sono due coordinamenti per la democrazia costituzionale ai quali fanno capo i comitati del no, uno per la provincia di Perugia e l'altro per la provincia di Terni. Io vi rappresento entrambi. Questo coordinamento nazionale è nato più di un anno fa, è nato poi il comitato nazionale del no presieduto da un costituzionalista, Alessandro Paci, il quale fanno parte costituzionalisti, intellettuali e ampia parte dell'associazionismo progressista, l'AMPI, l'ARCI, Libertà e Giustizia, la FIOM, e poi ci sono, come sapete, altre associazioni importanti di progressisti che sono pronunciate, la CGL, l'UDU, Sinistra Universitaria e altri. Pensate che siamo partiti da circa 100 comitati sul territorio nazionale, ora sono più di 750. E un altro dato che voglio darvi è che nel corso della campagna referendaria col nostro sito si sono collegati 13 milioni di cittadini per un totale di 70 milioni di contatti. Credo che anche questo spieghi il successo del no. Direi che la vittoria del no non ha colore politico, non è di centrodestra, anche perché hanno dato un contributo fondamentale forze politiche che di centrodestra non sono sicuramente, Sinistra Italiana, Sinistra del PD, l'altra la Fondazione Comunista, Area Socialista, Movimento 5 Stelle, e l'onorevole Adriana Gaetano, che in dissenso dal suo gruppo parlamentare ha votato per il no e ha contribuito a costruire i comitati del no. E questa è stata una campagna che ha messo sotto accusa sia il metodo che è stato seguito, voto di maggioranza, la riforma costituzionale come attuazione del programma politico del governo, sia per il contenuto, Senato non elettivo, compressione delle autonomie regionali e locali, tranne che per le regioni a statuto speciale, centralità del governo a scapito della rappresentanza e della partecipazione. Il risultato è straordinario. Anche alla luce dell'occupazione mediatica che c'è stata soprattutto da parte del Presidente del Consiglio. 65,5% dei partecipanti, il no si attesta al 59,1%, più di 19 milioni di voti, e vince in 17 regioni su 20, e tra queste 17 c'è anche l'Umbria. Esattamente in Umbria il 51,2% di no e il 48,8% di sì. Vince a Terni in modo ampio, 53-95, ma anche a Perugia, 50,1% della provincia, in Perugia vince il no. E poi c'è questa netta prevalenza tra i giovani, almeno il 68% degli under 34, ma anche nella fascia tra i 34 e i 54 anni prevale nettamente il 61%, solo sopra i 54 anni il sì prevale, ma prevale di poco, perché il no comunque raggiunge il 49%. Gli effetti, su questo sarò molto rapido, intanto effetti sull'ordinamento costituzionale fondamentali. Primo, gli elettori confermano che non vogliono una grande riforma che stravolga la Costituzione, ma vogliono, semmai, limitati aggiornamenti della Costituzione. Questi aggiornamenti devono essere approvati con un ampio consenso parlamentare e non a colpi di mano. Terza, bisogna riprendere la marcia che negli ultimi anni ha fatto passi indietro per l'attuazione della Costituzione, di quel programma di progresso sociale che è scritto nella Costituzione, per garantire l'attuazione dei diritti che sono stati fortemente ridimensionati, diritto al lavoro, alla salute, allo studio, all'ambiente. E naturalmente c'è la necessità di modificare questa bruttissima e antidemocratica legge elettorale in Italia, un po' più giustificata. Ci sono poi anche effetti sulla politica. È stata certamente punita l'arroganza di chi ha tentato di cambiare la Costituzione a colpi di maggioranza e ha politicizzato il referendum come voto di fiducia sul governo e sul Presidente del Consiglio. E qui vorrei dire che noi respingiamo la provocazione che attribuisce ai sostenitori del no il compito di proporre la nuova legge elettorale a un diverso governo. È frutto veramente di una devastazione culturale. Qui noi usavamo sulla Costituzione e nel referendum è chiaro che molti sono trasversali. Si muove questa idea nel solco appunto di questa politicizzazione del referendum, che certo non ha giovato ai suoi promotori. Bisogna ristabilire l'ABC costituzionale.
Ci vuole una legge elettorale più democratica e rappresentativa da approvare possibilmente con un notevole consenso parlamentare. E infine noi siamo in una forma di governo parlamentare nella quale il governo deve avere la maggioranza nelle Camere. Allora, credo che io possa auspicare personalmente che cambino le politiche, che vi siano politiche diverse da quelle che abbiamo avuto, realmente innovative, strutturali, di rilancio degli investimenti e dell'occupazione. E se questo non sarà possibile, allora bisogna andare all'elezione di un nuovo Parlamento che sarà legittimato dal corpo elettorale, dal voto popolare, che potrà provvedere a tutti i compiti fondamentali che si pongono. Finisco col dire che questo coordinamento per la democrazia costituzionale e il Comitato Nazionale Federale non si scioglierà, e anche i comitati territoriali non si scioglieranno, perché abbiamo il compito di vigilare sul rispetto dei risultati del referendum e anche di batterci per l'attuazione della Costituzione e per una legge elettorale pienamente democratica.